Buongiorno a tutti. Oggi ci occuperemo di una tecnica chiamata wireframing. Viene utilizzata per creare una pagina web, o meglio, prima di creare una pagina web, e serve a ragionare su due aspetti di una pagina web essenziali. Quali sono i contenuti che la pagina porterà all'attenzione dei nostri alunni e dove disporre questi contenuti in maniera funzionale all'apprendimento dei nostri alunni. Vediamo insieme questa semplice tecnica che alla fine richiede fondamentalmente carta, penna e testa. La struttura tipica di una pagina per il web è a blocchi. Come vediamo sulla sinistra, il wireframe consente di ragionare sui blocchi della pagina. Nello specifico, consente di ragionare su quali blocchi servono, per esempio immagine e testo, e sul perché servono. Consente di ragionare su dove è meglio posizionare i blocchi nella pagina. Un passo alla volta si va dal livello base di wireframe ad un livello più avanzato, questo sempre prima di realizzare la pagina web con un editor di testo per HTML o un editor di testo, per esempio Word, che consente l'esportazione automatica in HTML. Vediamo i blocchi. Che cosa sono? I blocchi principali sono di tre tipi: il blocco testo, il blocco immagine e un blocco per i video o le animazioni. Vediamo insieme come usarli nel wireframe di base. Nel wireframe di livello base, in genere i blocchi sono etichettati dalle funzioni assolte. Vediamo l'esempio a sinistra insieme. Abbiamo i tre tipi di blocchi. Il blocco immagine in alto a sinistra con la funzione assolta, logo. Vedo che è un blocco immagine, lo riconosco nel wireframe di livello base per via di questa croce. La croce indica sempre un blocco immagine in un wireframe di livello base. Poi ho un blocco per il video. Anche qui lo riconosco da questo triangolo al centro. La funzione assolta è l'essere il video di una lezione che sto preparando. Poi abbiamo tre diversi blocchi testo. Il blocco testo con funzione lezione. In genere il blocco testo in un wireframe di livello base è indicato da una scritta come testo o è indicato attraverso queste lineette. Questa è la rappresentazione. Poi abbiamo i due altri blocchi testo con funzione entrambi di navigazione, ma qui specializzo ulteriormente il blocco navigazione globale in alto e il blocco navigazione locale in basso. Vedremo in seguito che cosa si intende con ciò. Non solo si fa ciò nel wireframe di base, cioè la scelta della funzione assolta dai blocchi e i tipi di blocchi, ma si decide anche dove disporre i blocchi. Una scelta che comunque può essere sempre rivista. È un primo ragionamento sulla disposizione anche che si compie. Come si compie questa scelta si considera lo strumento finale di riferimento principale. In generale, per delle video lezioni, un computer, se è un telefonino, bisognerà fare delle scelte differenti, relative alla disposizione, ma non ai blocchi e alle funzioni assolte. Consideriamo che i wireframe di livello base si fanno e rifanno più volte, sono dei veri e propri schizzi, non conta assolutamente quanto siamo bravi a disegnare, si fanno per lo più a mano su carta, servono proprio a ragionare rapidamente su quanto abbiamo elencato. Il wireframe di livello intermedio si occupa del ragionamento successivo, cioè di ragionare sul peso dei singoli blocchi nella pagina web, cioè quanto è importante un certo blocco. E lo si fa utilizzando diverse tonalità di grigio.
per esempio, dando maggior peso alla navigazione globale, nell'esempio in alto, che è grigetta, rispetto a quella locale, che è in basso ed è bianca. È una strategia quella di utilizzare le tonalità di grigio, non saranno i colori della pagina finale, ma serve a ragionare sull'importanza di ciascun blocco nella pagina. Vediamo quindi che la navigazione globale, la navigazione in alto relativa alle pagine che possiamo avere in un sito web, se stiamo creando una pagina all'interno di un sito web, mentre la navigazione locale è relativa a ciò che avviene in questa pagina o in pagine strettamente correlate, come in questo caso altri video che vorrei poter vedere. Non solo, il livello intermedio può essere utilizzato anche per incominciare a sperimentare le scelte relative alla tipografia, le famiglie di caratteri, per cosa utilizzerò il grassetto e per cosa utilizzerò invece, per esempio, un corsivo. Lo si fa in genere utilizzando parti di testo fittizie. Qui vedremo un'abbondare tipicamente di scritte in latino. Perché? Perché la nostra attenzione non deve essere sui contenuti, ma quanto di contenuto andrà in quella posizione, in quel blocco. Il livello successivo è l'evoluzione del wireframe, occupandoci soprattutto del colore dei singoli blocchi e utilizzando a questo punto testo, immagini o video rappresentativi veramente della pagina finale. Non abbiamo più il greco, ma abbiamo il testo relativo al video. Non abbiamo più la rappresentazione iconica del video, ma abbiamo un esempio di video. Vediamo che ancora le scelte tipografiche vengono raffinate. Questo è il momento in cui si decide in maniera definitiva la scelta tipografica e al posto anche lì della rappresentazione del logo avremo il logo finale. Uno strumento utile in questo momento è la ruota dei colori, proprio per scegliere la combinazione di colori per la nostra pagina web. Siccome però è una scelta che richiede ancora un po' di tempo, la ruota dei colori la vedremo insieme in una delle prossime lezioni in pillole. In breve, i punti chiave affrontati sono tre. Perché è utile ancora oggi la tecnica del wireframe? In cosa consiste? E abbiamo esplorato in particolare i livelli base e il livello intermedio, toccando velocemente il livello avanzato relativo soprattutto alla scelta dei colori. Gli approfondimenti sono relativi agli strumenti che possiamo utilizzare per i wireframe. Per il livello base, come ho già spiegato, sempre meglio carta e penna oppure programmi per presentazioni come PowerPoint, Keynote o quant'altro, con la scelta delle forme più opportune, chiaramente rettangoli e altro. Per il livello intermedio ci sono programmi gratuiti, abbastanza semplici da utilizzare direttamente con un browser come wireframe.cc. O altri come Mockflow che mettono a disposizione alcune opzioni gratuitamente. Per chi avesse invece l'esigenza di progettare un sito, cioè diverse pagine collegate, ospitate su un sito, ci sono dei programmi di web design professionali che vanno anche qui ci sono diversi livelli di sofisticazione, Axure, UX Pin oppure Just in Mind. Tutti questi menzionati consentono di fare qualcosa in più rispetto ai programmi per il wireframe intermedio, cioè di rendere interattive alcune aree del wireframe e quindi simulare quella che sarà l'interazione e aiutarci a ragionare anche sul flusso delle pagine. Un buon riferimento, tuttora valido, nonostante sia un po' datato, è la guida che vedete a fondo del video. E in particolare i capitoli 4 e 7 per strutturare le pagine web. Vi saluto e ci risentiremo probabilmente in una prossima micro lezione per la ruota dei colori.